lavagne, signori. Venite da me. Sì, faccio il prezzo migliore. Salve a tutti. Ciao. Come va? Buon pomeriggio. Ciao Franci, possiamo salutarti? Sì, ma infatti. Era nella vendita di lavagne. Era una televendita. Capito così, giusto? Voi non vi state chiedendo che ci stanno a fare queste due lavagnette accanto a noi? No, no, perché nemmeno a scuola me lo chiedevo. Tu non ci voglia interrogare perché in geografia io zero. Posso dirti della pastorizia dell'Umbria? Sì, mi ricordo. Sì, vai, la canna vai, da zucchero. Vai, no, vai, basta, a meno fare le divisioni a due cifre. Esatto. Vabbè, facciamo così, io voglio condurre un'intervista senza farvi parlare perché meglio. Se non iniziano a parlare. No, con i congiuntivi è un po' un problema per me. Allora disegniamo. Esatto, disegno un congiuntivo? Voi disegnate le risposte. Ah, beh, così leggo le domande. Però, No. Siete pronti? Elisabetta, sì. Abbiamo una musichetta da far partire? Mentre lo... Il pubblico può suggerire? No, il pubblico può suggerire perché sono cose che riguardano voi due. Sì. Ah, okay. Tu sei abbronzato? Non eri così? No, mi ha toccato tantissimo. Sì, si vede, si vede. Allora, la prima domanda è... Non farcele leggere. Vai. Cosa non può mancare nella valigia dell'altro? Vai. Via, vai col tempo. Sì. Avete pochi secondi a disposizione. Quanto abbiamo? Pochi secondi. Ma possiamo scrivere? No, no. Devi disegnare. E dovete stare zitti soprattutto. Ma dove si scusa? Ecco, sì. Ma che dovrebbe essere? Non ti preoccupare. Basta, il tempo è finito. A parte il fatto che non si vede niente, più piccolo non riesce a guardarlo. Ma non lo so. Allora... Ross, sì. Cosa non deve mancare nella valigia di Gigi? La cera per i capelli, questo sarebbe un pettine. Questo è un pettine? Eh sì, questo è il questo barattolo. Cos'è? È il barattolo. Sì. Scusa, quello è il barattolo? Però aspetta, è una proiezione isometrica vista dall'alto, capito? Questa cos'è? La forfora, giustamente. Ovvio, sì. Sì. Gigi, invece cosa invece, che... No, non è la tomba di un faraone. Sì. No? Una piramide. È tubetto di crema per il viso, perché Ross ha sempre una crema idratante per quel volto splendido che ha. Si con la pelle secca. Sì. Con la decoupe Ross. Ok, ok. Andiamo avanti. Sì, girate pagina. Un giorno varrà tanto. Ecco. Sì, gira pagina, volta pagina, vai. Seconda domanda. Sì. Dovete disegnare l'irrefrenabile mania dell'altro. Sì, aspetta. Vai aspetta. Con la musica. L'irrefrenabile mania dell'altro. Finito il tempo. Allora, Ross. Ho già capito. La posso spiegare io? Sì. Perché io lo capisco al volo. Vai. Devi sapere che quando andiamo al ristorante io devo terminare la cena modellando delle molliche di pane facendo dei cubetti dal più piccolo al più grande. Tu hai sono pazzo. È pazzo. Sì. E in più a fine pasto, che sia pranzo, cena o anche colazione, questo deve essere un limone. E questa è una fetta di pane. Lui preme il limone sul pane, mangia. Mangia la fetta di pane con la mollica che avanza, fa questi cubetti. Non ci credo. Perché devo sgrassare ciò che ho mangiato, devo sgrassare col limone. Capito? Ma veramente tu... Tant'è che io ho coniato il suo dolce preferito, la gigizia al limone. Vedi? Che deriva dalla delizia al limone. Ridete mentre ridete, noi. Per favore. Ma no, perché no, fai ridete di tristezza perché ma perché fai cubetti? Ma come si fa a fare? Fai cubetti, li modelli. Ora mi sto specializzando anche nelle rose, so fare le rose di mollica. E, voglio dire, se ho dei problemi ma le a 45 viste. Anni i cubetti non li avevamo mai visti, ma abbiamo le prove, è sì, vero. Guardate il filmato. Sì. Lì c'è già il limone. Sì, sono le mie mani. Ecco, guarda, cioè è normale. E sono soltanto tre, posso farne 12 di seguito. Poi si gioca a dadi a tavola con Gigi, vabbè. Tu che cosa hai disegnato? Dunque, la sua mania di Ross è dormire, avendo però sempre un riferimento. Cioè, mi spiego, questa è una TV. Sì. Se lui in camera non ha la lucetta rossa accesa del televisore... Vado in panico, è vero. Ragazzi, abbiamo dei problemi seri. Sì, e a proposito... Aiutateci, vi prego, abbiamo bisogno di è una terapia. Meno male che l'avete confessato voi, perché tra l'altro a proposito di difetti e... Però quello è un letto di ospedale. Sì, e questa non è una televisione, è una brace, credo, però va bene. Abbiamo qualcuno che ci dice molto di più, Ryuki. Aia. Sì, guardate il filmato, la conosci bene lei? Io? A proposito di difetti. Ma forse anche io? Ho paura.
Ciao Francesca. Eccola. Dunque, mi hai chiesto di raccontarti delle manie, fobie, aneddoti particolari riguardanti Gigi. Prima cosa fra tutti, lui non risponde mai al telefono. Mi spiego meglio. Se lo chiami, non ti risponde, ma se gli mandi immediatamente dopo un WhatsApp, lui è subito collegato. Questa cosa gli ho spiegato che con me non deve essere mai fatta. Ross ha regalato a Gigi qualche mese fa un pantalone da tuta, che purtroppo per colpa mia ho stinto. Questo è un piccolo dettaglio. Nonostante io lo nasconda in ogni dove, Gigi riesce sempre a trovarlo e sempre ad indossarlo in palestra quando sono presente io. Adesso non so se per umiliarmi oppure per rimanere sempre connesso con Ross. Detto ciò, ti faccio una preghiera. Visto che Gigi è lì con te, ti prego, aggiustamelo, perché se ritorna ancora a casa così, mi sa che chiedo il riso. Ciao amore, ciao Francesca e ciao Ross. Se ciao, non ti amore. Va bene, me lo tengo io. Ha detto aggiustalo? Aggiustalo. Che aggiustiamo? Che cosa? No, penso che ho dei difetti. Ha dei difetti, ma per me va bene così, dopo 23 anni me lo tengo io, ok? Guarda. Poi Allora. Hanno già risolto, Nike, sì. Ma quanto è bella mia moglie, non so come abbia, mi abbia sposato, non lo ma so. Ma perché non rispondi al telefono? Allora, devi sapere che io sono... c'è una spiegazione che però sì. Molti non accettano. Io voglio dare molta attenzione alla persona che sì. Mi chiama. Sì, sì. Se io non sono in uno spazio e non ho il tempo di rispondere, preferisco WhatsAppare. Io sono WhatsAppatore. Allora, lui dice, secondo la sua teoria, un tempo sprecato sì. Per una telefonata... È tempo perso. Cioè, nel senso, io rispondo a due persone. Una è Ross perché è un mio collega amico, una è mia moglie perché mi picchia. Esatto. Però devo dire una cosa, io comunico molto con la moglie. In che ecco, senso? Ah, quindi ecco, se non trova te, trova lui. In che senso? Esatto. No, trova amore, trovami. Meglio. Caro mio, l'hai vai, abituata sentiamo. Male. Leggiamo la prossima. Ah, scusa. Cosa vai. Vorreste avere dell'altro? Vai con il tempo e sì. Con la musica, Elisabetta. Si possono disegnare solo cose che possono andare in onda a quest'ora della domenica pomeriggio. Sì, è chiaro. Cosa, cosa pensate? È incredibile. Ah, sì, sì, sì. Ok, il tempo è finito. Ross, che cosa invidi a Gigi? L'altezza, ovviamente. Cos'è? L'altezza, ovviamente. Però sì. Bello, eh? Sì, ti vedi grande. Sì, sì. Tu invece cosa invidi a Ross? Beh, i pettorali e gli addominali. Vogliamo vedere. No, facci vedere gli addominali. Vogliamo vedere. Anni fa, no. Addominali! Hanno appena finito di pranzare, non mi sembra il caso, veramente. No, però Ross, guarda, nonostante la veneranda età, ancora, no, nel senso, è ancora un fisico piacente. Mi hai conosciuto che era un ragazzino. E abbiamo le prove. Guarda. Ah! Addirittura. Abbiamo le prove. Bravo! È sportivo lui. La voce sotto è di Gigi perché io pratico il taekwondo, sono la cintura nera di taekwondo grazie al maestro Antonio Sanchez che mi ha adottato. Ma lui viene a vedere tutte le gare? Lui tutti gli esami. Ma allora, io non posso lasciarlo come da solo. Un papà che accompagna il figlio. Io sono come il maestro Miyagi. Sì, cioè nel senso, lui mi chiede di essere presente, io sto lì, insomma. E io gli chiedo quanto Miyagi. Ma però, sono cose che loro sanno fare. Uno fa i cubetti con la mollica del e io li spacco cane. Con no. I salti. E lui li spacca con i salti. Però non è cosa da vantarsi dire che io faccio i cubetti con la sicuramente una cosa la sapete fare bene. Sì, sì. Convincere la gente a seguirvi. Guardate cosa avete combinato con lui. Oh. Con chi? Gliel'avete venduta benissimo. Vediamo. Oh, ragazzi, bravi, siete stati bravissimi. Grazie a voi, Ci vediamo alla prossima. Ma dove? Sbandati, dai, stai ma iniziando. Ma che sbandati? Come che sbandati? Il nostro programma nuovo, dai, vieni. Ma io non ci sono, devo andarmene. Ma vieni andare, su, vieni, dai, che stiamo iniziando. Su. Ci divertiamo a commentare, a analizzare e a giocare sulla TV, dai. Bello, sì. Analizziamo il meglio del peggio di, che ne so, reality in crisi. Quiz in ascesa. Fiction insensate. Ma anche il meglio del peggio della TV satellitare, straniera, digitale, mondiale. Insomma, bel programma, dai. Bellissimo, ma io devo andare. Ma dove devi andare? Ma dai, non vengo, dai, ma non c'entro, io ma non che vengo. Non c'entro, dai, su. Dai, dai. Oh, ragazzi, vi dico di no. Allora, se uno dice che ci si diverte. Allora, ragazzi. Oh, sapete che io ho una parola sola. Se vi dico che non vengo, non vengo. Basta, non insistete. Se uno sta così diritto, noi ti avessi mai sparato. Capito, bastava chiederlo educatamente. Andiamo, dai. Con le buone sezioni tutte, dai. Andiamo, vai. Che grande ama. Ragazzi. Beh, tra l'altro,
una trasmissione a cui teniamo tanto, che era Sbandati, sì, che era meravigliosa. Ha fatto un paio di stagioni molto divertenti. E che andava, sì, anche molto bene. Voi, sì, siete stati molto bravi. Stasera che fate? In che senso, scusa? Allora, stasera noi dobbiamo incontrare una squadra. No, squadra! Che... c'è qualche Juventino? No. Ma c'è qualche Juventino? Stasera noi guarderemo la partita insieme e capito? Con una squadra che ha avuto 15 punti... Cioè, No. Quella questione dei punti non la solleviamo in questo momento. Non la solleviamo in questo momento. Comunque stasera c'è una partita importante, Juventus-Napoli. Ah, ecco. Noi auguriamo che vinca il migliore, sì, e quindi forza... Attenzione! L'avete detto? Cosa? Forza Napoli? L'avete detto? Eh sì. Noi non diremo mai una cosa del genere. Voi l'avete detto? Noi chi? Noi. Ma voi? Ah, quelli... voi? Quelli che giocano contro di voi. Però... voi ci ridate i punti per piacere? E che ci ridate i punti? Dobbiamo fare la Champions! Vi voglio la prova dei fatti. Settimana scorsa... Non vogliamo stare più in Europa League. Vogliamo fare la Champions! Possiamo dire una cosa? Taglio le mani a sto giro. Ricorda, quella cosa che corre a un certo punto si chiama Osimhen. Ricordalo. Sì. Me lo ricorderò. Scusa. La freccia gialla. Settimana scorsa Caterina Balivo ha rilasciato un'importantissima dichiarazione che fa seguito ad un'altra dichiarazione. Caterina ha detto: se Napoli mai dovesse vincere lo scudetto, farò la pizza in piazza. Ok. Sì. Serena Utieri ha detto: se mai il Napoli dovesse vincere lo scudetto, farò lo striptease. Okay. Se mai il Napoli dovesse vincere lo scudetto, voi che fate? Vi regaliamo 15 punti! Io farò insieme a Gigi la pizza mentre faremo lo striptease. Cioè, tu fai la pizza e lui lo striptease? Gigi fa la pizza. E tu ti spogli? E io mi spoglio. Oppure io impasto la pizza sul Ross che si spoglia. Noi abbiamo delle idee migliori, abbiamo preparato delle possibilità. Aia. Basta che vi diamo i 15 punti. Guarda che se va avanti così No, hai ragione. Allora, sì, in effetti c'è anche lo striptease possibile in via Partenope. Ok. Sì. Oppure distribuzione di cocco in spiaggia. O ancora i pizzaioli della Balivo. Oppure un tutorial di napoletano sul web. Infine, un tuffo a mare chiaro vestiti da Totò e Peppino. E direi che già le abbiamo fatte tutte, quindi... Ci manca solo il tutorial di napoletano sul web. Sì, posso dire, io però oserei. Dai, tu hai già promesso lo striptease in via Partenope. No, scherzo, chiaramente, che striptease, no? Roviniamo la festa bella. Perché rovinarla così? Allora, io direi i pizzaioli della Balivo. I pizzaioli della Balivo. L'accendiamo? Okay. Accendiamola! Veniamo poi a documentare. Anche un tutorial di napoletano sul web non è male. C'era la pizza? Sì. E poi l'abbiamo distribuiamo scelta. Delle camomille in spiaggia spiagge degli Juventini, dai. Perché così è possibile che gli danno i 15 punti? Almeno non hai detto il cocco. Comunque vinca il migliore, noi scherziamo. È vero. Allora. Certo, se stasera funziona il bar... Non ti lamentare. Comunque tu non sai cantare, ricordatelo. Vabbè, lo so. Non bisogna dire sempre le verità, ok? Ragazzi, adesso tocca a voi. Siete pronti? 3, 2, 1. Piovono domande. Come se non ci fosse... Ragazzi, sognate di farlo da anni questo, ragazzi. Quindi... raccogliete... l'avete lanciata con una certa cattiveria. Sì, sì. Questo è il pubblico che vi chiede cose. Raccoglietele pure voi, Allora. Vai prima tu. Siete mai andati in vacanza insieme? Sì! In realtà una volta, la prima vacanza che abbiamo fatto... Ma come, siete fratelli praticamente? No, aspetta, allora, ti spieghiamo. La prima vacanza che abbiamo fatta insieme... Proprio la prima. È stata la prima vacanza, cioè la vacanza in cui è nato il progetto Gigi e Ross. Perché io ero al mare, lui era impegnato in un tour estivo, mi raggiunse... Siccome noi facevamo parte di un quartetto e si era sciolto, i Turbati, con Simone e Andrea, decidemmo di unire le forze, di continuare in due. Lui venne in vacanza, quindi facevamo qualche giorno da mia sorella. Sì, scroccavamo la vacanza perché eravamo squattrinati come adesso. E nel 2004 nacque Gigi e Rossi. Fu la prima vacanza. E l'ultima, perché siete andati insieme in vacanza. E poi una in crociera. Una crociera bellissima, eravamo in tre, io, lui e mia moglie, ma io e mia moglie in una stanza e tu nell'altra. Vabbè. Però vabbè. Il telefono rispondeva Ross. Esatto. Se non avessi fatto il comico, cosa avresti fatto? È per tutte e due. Ah, io forse il Corriere Espresso. Mi divertiva, sì, perché io l'ho fatto per un anno e mi divertiva. Sì, perché quando fai... Io sono stato uno dei primi rider della storia. Sì. Cioè, quando fai il Corriere Espresso,
tu non guardi mai l'orologio perché è una corsa contro il tempo, più consegni più guadagni, quindi la giornata di lavoro non deve finire. Ah, che se bello. Lavori tanto guadagni tanto. È una bella risposta. Bello, bravo. Io il cuoco. Avrei consegnato il cuore a te. Che quello già me l'hai consegnato. No, io il cuoco, lo chef. Tant'è che Ross ultimamente sta assaggiando dei miei piatti. Devo dire, Gigi è molto molto bravo. Avrei aperto sì un locale con lui, ma sai che è quello che faremo tra un po'. Sì, ma è un po' una settimana. E io vado a consegnare quello che cucina. Mi fa, esatto, il mio sport. Che succede? Aia, aia. Chi ha scritto questa domanda? No, neanche non vuole. Avresti uno spogliarello per me qui ora, no. Gigi. No, io no, io non posso perché non sono... Non hanno il fisico, ragazzi. Non esatto, hanno il fisico, mi dispiace. Chi è che voleva lo spogliarello? Non lo so. Noi facciamo queste cose, sì, ma a pagamento. Accidenti. Cosa ti piace fare quando non lavori? Allora, io pratico il taekwondo, insomma, mi alleno e... Cioè, mi alleno, ma dedico tutta la parte della mia vita al mio piccolino, a Matti. Sto con mio figlio, faccio il papà. E tu? Io faccio il papà dei miei figli, nel senso, no, perché sono miei. No, forse capirebbe di fare il papà. No, mi piace stare con loro. Cioè, in realtà noi facciamo un mestiere che fortunatamente ci permette in alcuni periodi di stare molto tanto a casa. E quindi mi piace stare con loro, giocare, cucinare, insegnargli cose. Aiuto. Fa la faccia cattiva. Insomma, fanno il papà. Eri bravo a scuola? Eravate bravi a scuola? Dipende dalla scuola. Sì. Dipende dal periodo di vita. Sì, perché sì. Elementari sì. Elementari medie molto. Io ho promesso bene all'asilo. Sì. Ero un enfant prodigio. Sono andato a scuola un anno e due mesi. A proposito d'asilo, mi ricordo che abbiamo fatto delle cose insieme. Sei pronto a vedere il filmato? Sì! Cosa? Guardalo. Sull'asilo? Ma se mi gira la ciri-tiri coccola, vado in giardino e prendo la lucertola, gliela nascondo dentro una pantofola, sai che paura quando lei la metterà. Largo tre pagliacci, ciccio, ciocci e ciacci, con le scarpe rotte e coi vestiti a stracci. Se volete ridere venite qua, siamo ciccio, ciocci e ciacci, che bello! Però posso? Che bello! Posso dire una cosa? Quanto eravamo fighi noi tre alla conduzione. Eravamo perfetti. Certo, perché poi tu l'hai rifatto, vabbè. Vabbè. Se volete fare testa all'asilo e vi servono tre pagliacci, eccoci qua. Arriviamo noi. Gigi e Ross! Grazie! Grazie Franci! Grazie! Ciao, ragazzi!